Ciao ragazze, inizio il tour della mia casa dal tinello, che è la stanza che io preferisco. Allora, qui c'è una credenza color vaniglia con un po' lavorata sulla vetrinetta, ha quattro cassettini ed ha un piano di legno decapato, quindi fintamente rovinato. Andiamo a vedere i particolari da vicino. Allora, c'è questo cestino dove io ho qui i semi di canapa e la maca. Poi ci sono queste tazzine che io ho comprato a Budapest. A me piace tantissimo quando vado in vacanza a comprare qualcosa per la mia casa. L'ho comprata in Ungheria. C'è una piantina finta, la tortiera con il nastrino che conoscete bene, la teiera con la pianta grassa. Questa è un'altra cosa che ho comprato in Sicilia. Queste ceramiche, che vedrete comunque varie, le ho comprate al mercato di Bologna da un negoziante che vende ceramiche, rimanenze dei negozi, delle ceramiche buone. Cestino, dove ho messo le candele di Yankee Candle. Vedete, ha quattro cassettini anche sotto e gli sportellini, sempre comunque abbastanza lavorati. Qui c'è questo appendino, che però io è troppo carino, l'ho messo in cucina, l'ho messo qui. Questa è una colonnina di ferro battuto, dove ho messo le mie teiere, come vedete mi piace tantissimo il tè, la teiera con il cappottino, i miei barattoli, delle tortine particolari alternate sempre da piantine grasse finte in contenitori particolari. Qui abbiamo dei quadrettini, questo cucchiaio di legno che ho comprato a Barcellona con tutte queste cosine appese della casa. Qui c'è la cucina che magari un giorno vi faccio vedere, però vi ripeto, non è niente di che. Qui c'è questo mobile. Allora, prima di tutto ci sono questi quadretti. Questi quadretti che avevo anche nell'altra casa, se vi ricordate. Però vi vorrei far notare, questi quadretti io li ho comprati, ma potrebbero, qualcuno che è bravo potrebbe farlo anche da solo. Nel senso che sono delle tavolette di legno dove c'è attaccato l'etichetta delle conserve, quelle antiche, quindi magari se trovate una carta particolare potete anche farlo in modo decoupage. Questo mobiletto, questa è la bottiglia che ho fatto per le mie amiche, questo mobiletto è in stile molto country. E questa è un'altra cosa di ceramica che ho comprato sempre al mercatino, il mio mortaio, le cose del pane, i fazzolettini. Qui vi faccio vedere anche questi qui che io diciamo non uso perché sono più particolari, queste presine le metto qui appese. E poi c'è questo sottopentola di plastica dura a forma di borsetta, questa è della linea Baci, una linea che sta andando molto in questo periodo. Questa è la mia finestra dove ho fuori tutte le mie piantine aromatiche e dove ci sono le tendine, queste sono del Blanc Mary Clos. Questo è un altro mobiletto di ferro che ho comprato in un negozio che svende tutte le rimanenze dei negozi, dei vari negozi buoni di Bologna. E queste ceramiche sempre al mercatino, a pochissimo, tipo massimo 5 euro le pago. Questi quadretti li avevo anche nell'altra casa, se ve li ricordate. Questo è un altro mobiletto, sempre nello stesso stile della credenza e del tavolo. E sempre vaniglia e il piano di legno decapato. Vaniglia ha delle venature comunque blu. Gli accessori, ceramica del mercato. E poi c'è questo lume. Questa è un'altra cosa di ceramica a forma di teiera che mi ha fatto una mia zia. Questo lume. Questo è il tavolo dove ho messo questo vassoio finto anticato. E questo centrino di lino. Come vedete il tavolo è molto rovinato. Le sedie sono comunque abbastanza pesanti, ma molto comode. Il tavolo, come nelle vecchie case di campagna, ha due cassettini.
Questo è per trovare questo portavino ce n'è voluto tantissimo. Questo l'abbiamo trovato a Sirmione. Ce ne siamo innamorate e l'abbiamo portato in giro per tutta Sirmione con noi. Questi quadretti li avevo anche nell'altra casa. Mobilettino ce l'avevo anche nell'altra casa, ho messo la televisione sopra, di là ce l'avevo con il fornetto e praticamente sotto ho messo questi vassoi, uno di questi me l'ha regalato mio marito quando abbiamo fatto l'anniversario di matrimonio con tutta una mega colazione sopra, questo più grande mi ha regalato mio marito. E qui ho tutti i libri di Marco Bianchi. Li tengo in cucina, ho tantissimi libri di cucina che ho nella libreria, ma questi che uso più spesso li ho in cucina. Qui poi c'è una stanzetta. Allora, sopra c'è un ripostiglio, ne ho due in casa, molto molto comodo, dove ho le valigie, le scarpe. Qui c'è questa stanzetta dispensa, ve la faccio vedere, scusate il disordine, dove ho tutte le cose da mangiare, ho anche la luce qui dentro, le cose da mangiare, varie provviste. Anche di detersivi, di pasta, di conserve. Qui ho i vari liquori e ho anche il Bimby e il folletto qui dentro. È molto molto utile questa dispensa. Questo è un orologio che io prima avevo nel salone, ora ho messo in cucina perché nel salone ne ho preso un altro, ma in realtà questo lo vorrei mettere nel corridoio e mettere in cucina uno più adatto. Ragazze, spero che la casa, questa stanzetta vi sia piaciuta e spero che il video sia venuto bene in modo da farvi capire bene come è fatto il mio tinello. Io vi saluto, ciao ragazze!